Allora, bentornati, entriamo nel vivo del nostro programma Analisi Tecnica in diretta da Palazzo Mezzanotte, Piazza degli Affari, a margine del Toll Expo 2017, 15ª edizione. Partiamo con un po' di domande, Giovanni? Certo. Questo oggi qua le persone ti vedono, devo tenere, abbiamo transennato. Salutiamo perché sennò tutti i colleghi da casa ce lo portano via dalla diretta. Beh, sì. Allora, domanda, prego il nostro Roberto Bruffa. Prego, faccia pure la domanda. Velocissimo, qualcosa su Eni. Eni, non possiamo non farla. Eni c'ha la media mobile a 200 periodi che abbiamo visto tante volte in trasmissione. Allora, cerca, allarga un pochettino questa... il grafico. No, preferivo prima perché era un po'... spostamelo un po' più al centro. Troppo grosso. Ecco, così va bene. La media mobile verde a 200 periodi gli dà un grande fastidio. E sul livello di 14.03 ha incrociato quest'altra media mobile che è la 50 periodi. Non è un incrocio particolarmente significativo, però 50-200 è 4 volte. Il mercato lo vede, tanto infatti che le resistenze sono proprio sul livello tecnico, psicologico, numero tondo di 14. Va detta anche un'altra cosa, che su questo livello tecnico, adesso sposto un attimo il mouse, c'è da tirare il Fibonacci. Tiriamo il Fibonacci così e lo vedi che è il 50%, media mobile a 200, in incrocio con la 50, questo 14 è un mega livello. Volumi 13,96, altra resistenza, supporto il 28%, che gira su una grossa zona di volumi che coincide con la media mobile a 100. Supporto 13,50, resistenza 14. Eni si muove a blocchi di 50 centesimi. Quindi in prospettiva chi ha il titolo consideri questo anche con la metà dei blocchi, quindi 25 centesimi, e pertanto posizioni dei livelli di attenzione 13,50, 13,39,40, 13,25, 13,30 e poi torniamo su questa zona di doppio minimo di 13 che è molto importante. In senso dinamico il titolo ha comunque un livello un po' sparato, così la sua mediana è questa. Si conferma che il 13,95,14 è veramente ostico da non comprare sulla forza un breakout se non si hanno orizzonti temporali lunghi da superare, insomma. Attenzione, mi raccomando. Altra domanda abbiamo un Buongiorno, sono Paolo da Pavia. Buongiorno. Volevo un'analisi su Telecom. E se mi conferma che c'è un test a spalle ribassista con obiettivo sul settimanale, obiettivo 0,67. Oh, grazie della sua analisi. Allora, Telecom Italia. Il test a spalle ribassista non riesco a vederlo, ma sicuramente c'è una figura che non è certo rialzista. Il fatto che la figura non sia certo rialzista la otteniamo così. Noi abbiamo una linea che sorregge un minimo e un altro minimo. Poi abbiamo una linea che incrocia un massimo con un altro massimo. Proiettando la linea dei massimi da questo livello, vediamo che Telecom è delicatissimamente a 0,75 appoggiata su un livello di supporto dinamico. Non è un titolo da comprare. La mano forte, indicatore di sentiment blu, è in vendita su Telecom in maniera pesante. Il lapidari sentiment dal 28 luglio e da giugno. E come vedete, meno 00,29 più 006. Sono molto più ribassisti grandi di quanto i piccoli comprino. Quindi i grandi non stanno comprando la discesa, i grandi non stanno inducendo i piccoli a comprare e gli vanno contro. Sono i piccoli che non riescono a contrastare il ribasso dei grandi. Quindi questo è un mercato dove i grandi investitori stanno mollando Telecom. Potrebbe essere un coltello che cade, qualcuno potrebbe dire, ma è già accaduto abbastanza. Ma attenzione che comprare Telecom adesso, è vero che è su un minimo importante, ma è vero che è su un minimo con una pressione a ribasso molto forte, lo vedi dalle candele. Non lo comprerei adesso perché non mi sembra un titolo. E in caso di rimbalzo 77-78 prima di 80, che è un livello tondo e che il mercato sente, e ci passa la media mobile a 200 periodi sul giornaliero incrociata 82 sulla 50,
io alleggerirei, aspetterei a comprare questo titolo con notizie più chiare sulla, sulla guidance e sulla governance, ma starei molto attento perché secondo me i volumi su Telecom sono qua sotto a 70. Sono qui passi, sotto qua. Passi volumi. Domanda? Cioè, qua avete un professionista in diretta. Signora, buongiorno. Venga, venga qua vicino a me, signora, non si preoccupi. Come si chiama? È Anna. Buongiorno, Anna. Anna da dove? Pinerolo. Oh, buongiorno. Mi dica. Volevo sapere qualcosa su Unicredit. Unicredit, prego. Unicredit. Va bene, siamo. Allora, ce l'abbiamo già in carico? Sì, sì. Signora, se vuole, guardi, c'è il monitor, quello là, da dove può vedere l'analisi. Allora, prego. Sul minimo di 16,92 si è vista la mano primaria intervenire nuovamente qua. Su questo livello si è visto il giorno 20 ottobre, una settimana fa, rintervenire i big, ma non sono molto convinti, e sugli strappi vendono perché 18 è un'area di resistenza di volumi, di algoritmi di prezzo. Io farei attenzione, la candela di oggi non è affatto bella, farei attenzione alla rottura di zona 17, che è anche un numero tondo qua, perché si romperebbe un numero tondo, una zona dinamica, ma si romperebbe soprattutto tutti questi volumi che ci sono qua. Questi sono tanti, questi sono tanti volumi. Qui c'è molti scambi perché il mercato è stato in laterale. Dal punto di vista grafico la situazione è laterale ribassista, perché se io prendo questa linea e la duplico attaccata qua, ho un'ulteriore conferma che i grafici funzionano, ma ho un'ulteriore conferma che siamo nella parte bassa del grafico, non siamo nella parte alta, perché se io ti prendo questa linea e te la duplico e ti faccio una mediana, 18 l'ha sentito. Quindi l'analisi tecnica, l'analisi dei volumi e la conferma degli indicatori dicono che su Unicredito potrebbe, il condizionale d'obbligo, perché le borse sono comunque in trend rialzista, potrebbe partire nuovi alleggerimenti. La struttura è comunque una struttura rounding top, come dice il buon Defendi, rounding top significa quando i massimi... Discendente. Posso farla col dito? Prego, siamo qua apposta. Ah, proprio... Questi sono i rounding bottom, sono quando tu hai una roba così. Rounding top sono quando hai un massimo, e vedi che sono sempre più sforzati. Mi stai rigando lo schermo? No, tranquillo, non fumo, non ho le mani pulite. Allora, signora, soddisfatta? C'è un'altra domanda, un titolo a caso, noi qua ci abbiamo il professionista. Aia, MPS... Allora, e già non ce l'avevi caricato? No, perché carico carico le cose su cui si soffre meno. Banca MPS. Okay. Banca MPS, allora, forse io non so neanche se fare qua, forse giornaliero, come possiamo fare? Giornaliero, no. Intraday? 30 minuti. Facciamo un 30 minuti, di brevissimo respiro, signora, perché i grafici... Non abbiamo indicatori, non abbiamo niente. Non c'è niente. Di sicuro una cosa, livello di 5 è un livello tecnico che il mercato l'ha usato per vendere l'apertura, la riquotazione del titolo. Però il 4,80, 4,70. No, tutto quello che è avvenuto sopra 5 è uno sbaglio del mercato. I volumi sono tutti qui in basso. Direi tutti su 4, che è un livello... su cui sicuramente c'è qualche sistema tecnico, è la metà di questa grossa candela di range in area 4,35-4,40 circa. Se uno vuole ricomprare Monte Paschi, per dire mi compro Monte a questi livelli, io lo farei a 4,40, non adesso. Specialmente con le banche italiane oggi che patiscono un poco. STM? STM è strappo rialzista. Altra storia. Strappo rialzista anche oggi. Allora, d'apertura. Mettimelo un po' al centro così lo vediamo bene. Allora, siamo arrivati sopra i 20 euro, però siamo tornati sotto, 19,70. Beh, prezzo tondo. Un po' di prese di beneficio dopo... Mediana del canale rialzista. Eccola qua. Ah, perfetto quasi la mediana.
abbiamo preso questo canale, vediamo come l'abbiamo costruito. Ve lo smonto. Lei ha investito in STN? E ve lo rifaccio. Che prezzo se lo ricorda? 16,40. 16,40 circa il prezzo di carico del signore. Un bel prezzo, dai, alla luce. Alleggerisca poi due terzi dell'operazione, senza saperne leggere né scrivere. Portare un po' a casa, mi raccomando, non abbiate paura di prendere profitto. Va bene. Duplichiamo il canale due volte. Quindi? Prendiamo il canale. 20, cioè, basta, è finito, corso. 20, secco. 20 l'hanno venduto a quelli che comprano il breakout del numero tondo. Eh sì. È psicologia. È roba stupida. Adesso cosa facciamo? Torna un po' indietro? Adesso, attendere, prego. Attendere, portare prego. Un po' a casa e attendere, poi eventualmente risalire. Trailing stop, io lo metterei a 18,91. Un po' sotto la metà di questa grande candela. Liquiderei, se avessi io il titolo, due terzi della posizione, perché sono un po' prudente, e lascerei un 40% stoppato qua. Complimenti per l'ingresso, perché comunque in una zona di riaccumulo vuol dire che è stato fatto con un minimo di test. Grazie. Domande? Altra domanda? Domanda? Ne chieda un titolo a caso. Lei può fare quello che su vuole. MPS. Comunque mediare su MPS va bene? In questo momento. Dio, lei lo sa, noi abbiamo un motto qui ad Analisi Tecnica: mai mediare. Titolo, non lo so. Aspetta che facciamo rispondere a... La signora dice mediare su MPS, perché lei immagino abbia un prezzo di carico... 24. Meglio di no, signora. Aspettiamo di vedere come si... anche politicamente... come si risolve la situazione italiana, perché MPS dipende dalle scelte del governo. Ieri c'è stato Grasso che vuole andare nel gruppo misto del PD. C'è una scissione, cerchiamo di capire chi comanda come e dove, perché questo è un titolo che dipende dalle scelte del governo, è legato. Va bene. Il titolo Brembo. Brembo, quante soddisfazioni che aveva dato il titolo Brembo, adesso già. Allora, Brembo ha dato tanto. Come l'ha dato? Come d'altronde ha preso due massimi, cioè intorno ai 15 euro li ha sentiti. Questa qua è la resistenza che ha sentito il titolo Brembo. Cioè, ma lo vedi come vanno ste linee? Cioè, è tutto a rialzo, cioè, però adesso... Ok, però adesso Brembo, in questo canale molto inclinato, io ve la faccio a occhio questa mediana. Ma vuoi scommettere che torna? Guarda perché Brembo ha rimbalzato lì. Perché se tu dividi questo canale in due parti... Oh, preciso. Scusa. È il nostro lavoro, bisogna cercare di farlo bene. Vedi che Brembo ha sentito questo massimo, che è 15, che è il numero tondo fra 10 e 20, ma che è qua sopra. E che era molto vicino al precedente livello. Quindi qualcuno ha venduto il massimo precedente, qualcuno ha venduto la media del canale, qualcuno ha venduto la media mobile superata così. Allarga, fammelo vedere bene. Bravo. Il supporto non prima di 13,39, 13,40. Perché? Perché vi passa l'estremo basso del canale e vi passa la media mobile a 200 giorni. I volumi importanti sono a 13,50, che è la metà fra 13 e 14. Questi sono volumi di vendita, pertanto questa è una resistenza. Dov'è la resistenza? A metà di una candela giornaliera spaziale. Quando fanno gli short, approfittando dell'incremento di volatilità, i sistemi tecnici come lavorano? Lavorano che a un certo punto devono attivare lo stop di protezione, che diventa trailing stop. Quando l'operazione prende direzionalità per una espansione di range, i sistemi, che sono molto più semplici di quanto non si pensa, mettono lo stop in reverse, cioè quel livello che chiude l'operazione, ti farebbe rientrare long, su chiusure, in questo caso settimanali, al di sopra della metà del range della candela, all'incirca, punto più, punto meno. 15, 14 e 60.
Ritrovati, allora spostiamoci dai nostri colleghi della CNBC di Londra, ospite per la prima volta sulla CNBC inglese Claudio Descalzo, il numero uno dell'ENI. Sì, l'EBIT è stato più che positivo questo terzo trimestre e soprattutto anche la crescita della produzione. Siamo saliti più di 4 punti percentuali. I risultati sono stati ottimi. Dobbiamo aspettare di vedere diverse possibilità nel terzo trimestre. I nostri programmi di maintenance li abbiamo dovuti mettere in bilancio. Ma in generale confermiamo, per quanto riguarda il cash flow, tutto l'anno i nostri risultati sono stati positivi, abbiamo ridotto il capex di 18 punti percentuali anno su anno, abbiamo prodotto prodotti in salita per la prima parte dell'anno, senza considerare le operazioni di mergings and acquisitions, quindi che comunque hanno prodotto ottimi risultati quest'anno. Parliamo anche dei piani di produzione per il 2017. Vorreste salire ancora di 5 punti percentuali? Stiamo vedendo una migliore profittabilità dalle aziende del suo settore. Intendete ancora crescere di 5 punti percentuali o meno di questa cifra? Ma noi siamo vicini ai nostri target, secondo me. Vogliamo essere molto vicini comunque al nostro target, dobbiamo esserlo, e soprattutto ridurre i costi, ma allo stesso tempo dobbiamo aumentare la produzione. Siamo su una buona strada per arrivare a questo obiettivo. La nostra esplorazione è robusta e soprattutto a basso costo. Siamo sugli investimenti del CapEx tra i 10 e 11 dollari al barile, 6 dollari al barile in termini di costi operativi. Siamo molto focalizzati sulla politica dei costi e la cash neutrality la vogliamo tenere sotto i 40 dollari al barile, che questo era il nostro scorso target, ma sarà anche il target nel futuro. Sì, ma può funzionare quando il prezzo del petrolio è 50 dollari al barile, ovviamente funziona molto meglio se il prezzo del petrolio è 60 dollari al barile. Il nostro CapEx comunque, e vogliamo mantenere anche la cash neutrality a meno di 45 dollari al barile. Siete molto disciplinati, nessuna delle oil majors potrà forse tornare prima nell'età dell'oro, prima del 2012, quando il prezzo del petrolio era ancora alto. C'è un po' un senso di maggiore disciplina in tutto questo settore? Con questi prezzi che potrebbero riprendere nel petrolio, anche lo shale oil negli Stati Uniti come reagirà? Devo dire che l'industria dell'oil and gas negli ultimi 3 anni è stata efficiente comunque, perché bisogna tenere in considerazione che nel 2013 il prezzo del petrolio era ben sopra i 100 dollari al barile, in 3 anni è sotto i 60. L'azione è stata ottima e la maggior parte delle aziende vogliono ridurre i costi, sono focalizzate su questo, però mantenere un buon livello di produttività. Questo è ottimo per quello che riguarda gli asset più convenzionali, però nell'area degli asset meno convenzionali comunque i risultati sono positivi.
L'industria dell'oil and gas si è adattata velocemente e continua ad adattarsi. Il mondo è diverso da com'era. Io penso che tutti a questo punto l'abbiano capito. E noi ci muoviamo tenendo questo in grande considerazione. Però abbiamo fatto molto, tutte le aziende di questa industria hanno fatto molto. Abbiamo usato soprattutto tutte le ultime tecnologie per ridurre il più possibile i costi e per continuare con un tasso di crescita. L'OPEC estenderà i tagli? Abbiamo visto i prezzi del petrolio sono un pochino più alti in questo momento, il Brent poco sotto i $60. C'è una necessità che l'OPEC continui ad estendere i tagli oppure no? Sì, no, l'OPEC deve mantenere questa posizione. È importante, l'OPEC deve agire come regolatore a questo punto, non solo per bilanciare l'offerta e la domanda, non solo per questo, ma anche per riassicurare soprattutto gli investitori. Le nostre commodities hanno bisogno di investitori di lungo termine, non di breve. E quando sei un investitore di lungo termine, devi capire che c'è un organismo dedicato, in questo caso l'OPEC, che è in grado di interagire in modo positivo con il mercato, di bilanciare l'offerta con la domanda. Abbiamo bisogno di posizioni long term per quanto riguarda i nostri investitori. Non possiamo essere un mercato speculativo, non lo siamo. Per incontrare il denaro ci sono, per parlare di denaro in questa industria abbiamo perso 450.000 lavori, non possiamo permetterci ancora tagli del genere. L'OPEC è molto importante per portare stabilità al nostro settore. C'è un po' di pressione su alcune azioni italiane. Abbiamo visto Ray Dalio, numero uno di Bridgewater, aprire posizioni short su più di una posizione, più di un titolo italiano, tra i quali l'Eni. Cioè, le condizioni ora stanno migliorando, secondo lei, oppure no? Sì, questo engagement, questo interesse nel lungo termine. Noi non vogliamo cambiare lo schema completamente, però vogliamo pensare a lungo termine. Apportare valore nel lungo termine penso che sia un fattore molto positivo. Questi sono, l'ho detto, la nostra tipologia di investitori, investitori di lungo termine, e quindi bisogna dimostrare, mostrare al pubblico la nostra strategia, ovviamente per quanto riguarda l'area dell'energia, nel settore dell'energia. Gli investitori sono ottimisti, ma ovviamente ci sono dei punti di domanda sulla nostra industria per quanto riguarda i profitti. Grazie per essere stato con noi. Avete sentito questa l'intervista a Claudio Descalzi, il CEO dell'Eni, alla CNBC, che lo ha ribadito. Noi vogliamo continuare a puntare a far salire la produzione nonostante il taglio dei prezzi, prezzi che comunque vediamo sul lungo termine tornare a salire verso i $60 al barile. Lo ha ribadito l'importanza, ha sottolineato Descalzi l'importanza degli investitori di lungo termine per quanto riguarda Eni, ma un po' in generale tutto il settore dell'oil and gas. Noi ci fermiamo per qualche attimo, rimanete con noi.